Eventi come questi contribuiscono a dare a Scilla il posto che merita come posto, come luogo, come meta turistica destagionalizzata e quindi con eventi anche a novembre. Ovviamente è importante la collaborazione con il Comune che poi potrà mettere a disposizione magari anche in futuro servizi importanti quali l'ascensore. Ma guardi, certamente è una prospettiva che non ci tiene molto lontani da quella che è la realtà, possibile realtà, perché comunque se Scilla cresce, cresceranno anche le potenzialità sul territorio. L'ascensore senz'altro è una ricchezza che già appunto abbiamo trovato, è uno strumento utile di turismo ed è un qualcosa che non solo viene usufruito dalla comunità scillese, ma anche appunto dal visitatore. Di conseguenza, più aumentano gli eventi anche nel corso delle stagioni, della stagione autunnale, vedi questo evento gastronomico, poi con il Natale, speriamo di poter avere numeri concreti, numeri sicuri per la realizzazione di questo sogno, diciamo, ecco, di questa possibilità. Ma perché no? Sicuramente il costo dell'ascensore attualmente non ci permette di tenerlo attivo, appunto perché gli introiti non sono sufficienti, ecco. Ma questo non è stato stabilito solo dalla commissione straordinaria, ogni anno è stato appunto deciso e disposto la chiusura, l'interruzione di questo servizio a partire dal mese di novembre e fino al mese di marzo. Poi con aprile appunto l'attività dell'ascensore, quindi dei visitatori chiaramente favoriranno l'apertura e l'avvio dell'attività estiva e balneare. Sì, ben detto, abbiamo poco fa presentato ufficialmente questa kermesse, chiamiamola così, che partirà dal giorno 9 con la conferenza di apertura alla sala del Castello di Scilla, seguiranno giorno 10, si apriranno ufficialmente gli stand, le casette delle case vinicole, che si proporrà questa kermesse enogastronomica dove durante l'arco della giornata ci saranno artisti di strada con finale ogni sera spettacoli musicali. Si partirà dal 10 novembre, come dicevamo, il primo spettacolo è fatto nell'area portuale di Scilla alle 22:30 più o meno con l'Omnia Band, poi si passerà il giorno 11 sempre un altro spettacolo musicale sempre serale, fermo restando tutta l'arco della giornata sempre come il primo giorno, con assaggi, presenza di case vinicole, quasi tutte le case vinicole più importanti calabresi che ci sono sul territorio, compresi anche assaggi anche di enogastronomia a tutti gli effetti. Il giorno, il sabato sera sarà lietato anche da una band scillese, la domenica invece ci sarà, oltre tutto quello che abbiamo appena detto, ci sarà anche il primo concorso enogastronomico a Chianalea. Praticamente concorreranno i ristoranti di Chianalea in un concorso gastronomico guidato e diciamo gestito a tutti gli effetti da Anna Loi, che è una delle migliori chef calabresi che ci sono. La serata sarà sempre, oltre agli artisti di strada come dicevamo prima, la serata sarà conclusa dalla Crazy Tune, che è una band che ci farà divertire con canzoni dei cartoni animati di un tempo. Alla fine ci saranno i fuochi d'artificio dal porto, sempre dall'area portuale di Scilla, che concluderanno completamente questa tre giorni. Per questo diciamo,
vogliamo proprio attuare questo processo di destagionalizzare la proposta, la proposta turistica ai nostri avventori, ai turisti che vengono su Scilla, che verranno su Scilla. Da qui questo è il momento di partenza per il futuro. È detto bene il nostro presidente, Scilla vi aspetta questa magnifica manifestazione che è stata confezionata apposta per tutti gli amanti di questo borgo straordinario che in molti ormai conoscono, e abbiamo pensato appunto di creare un evento che possa attirare tutti, perché come abbiamo detto si berrà bene, si mangerà altrettanto bene e ci si divertirà, perché ci saranno delle sessioni di DJ set, ci saranno dei concerti, musica dal vivo, artisti di strada, quindi sarà un evento che consegnerà Scilla a tutti coloro i quali vogliono via a divertirsi e a trascorrere 3 giorni veramente interessanti.